Benvenuti al Digital Open Day del Master di primo livello CMGP, Case Management Chirurgico e Gestione dei percorsi integrati tra territorio ed ospedale, modelli, metodologia, ricerca e applicazioni dell'intelligenza artificiale. Io sono Silvia Rigobbi di Unismart, Fondazione dell'Università degli Studi di Padova, e vorrei iniziare ringraziando tutti per la partecipazione all'Open Day del Master, che si tiene nell'ambito della Digital Open Week. Prima di dare la parola al direttore del Master, il professor Marco Schiavon, fornisco delle veloci comunicazioni di carattere logistico per la buona riuscita dell'Open Day. Prego di tenere disattivato il microfono durante la presentazione dei relatori. Chiedo inoltre di scrivere vostre eventuali domande o richieste di approfondimento nella chat di Zoom, in modo tale che queste possano essere da me riprese nella fase finale dell'Open Day. Informo inoltre che l'Open Day verrà registrato e poi messo a disposizione sul sito web dedicato al Master, a beneficio di chi volesse consultarlo. Diamo ora avvio all'Open Day e passo quindi la parola ai relatori e direi di iniziare con le prime diapositive, dove appunto vengono presentati i relatori dell'Open Day, che sono appunto il professor Marco Schiavon, direttore del Master, la dottoressa Flavia Masiero, vice direttrice del Master, il dottor Matteo Martinato, docente di bioetica e di metodologia della ricerca, e la dottoressa Caterina Petrovic, segreteria del Master UBEP. Direi ora di avviare l'Open Day con un video illustrativo appunto del Master. Buongiorno a tutti, sono Marco Schiavon, docente presso l'Università degli Studi di Padova, in qualità di professore associato di chirurgia, ma soprattutto direttore del Master di Case Management Chirurgico e Gestione dei percorsi integrati tra territorio e ospedale, modelli, metodologia, ricerca e applicazioni dell'intelligenza artificiale, promosso dal nostro Ateneo. Sono Flavia Masiero, lavoro all'azienda URSS 6 Uganea nell'area della Direzione delle Professioni Sanitarie del Territorio. Mi occupo dell'area delle cure primarie e cure palliative. Inoltre coordino il servizio di assistenza domiciliare del distretto Alta Padovana del presidio ospedaliero di Campo San Piero. Il Master forma figure professionali di care e case management in grado di prendere in carico globalmente la persona e la famiglia con percorsi di cura di assistenza dell'utente e supporto dell'equipe multiprofessionale e multidisciplinare, sia in ospedale che in territorio. Il Master è un programma di formazione avanzata unico nel suo genere che si propone di integrare competenze sanitarie e cliniche specialistiche con capacità di ricerca e metodologie di applicazione dell'intelligenza artificiale. Si articola in tre percorsi relativi al paziente con programma chirurgico non oncologico, quindi emissione precoce e recupero funzionale nel territorio, al paziente oncologico cronico fino al paziente trapiantologico. Per accedere al master è necessaria ovviamente la laurea in medicina o la laurea in infermieristica o la scuola regionale infermieri e la conoscenza della lingua italiana. Non sono richieste invece specifica formazione o esperienza in setting clinici o gestionali relativi al case e al care management. Gli obiettivi del master sono molteplici, che vanno dal management nella rete dei servizi alla conoscenza di un ottimo modello organizzativo del case management e del care management, al governo clinico, la qualità e la sicurezza delle cure, fino alla ricerca clinica, dalla progettazione alla conduzione di studi clinici, costruzione e validazione degli strumenti di raccolta dati, analisi dei dati e loro pubblicazione, fino all'applicazione dell'intelligenza artificiale generativa, machine learning, text misting e modelli previsivi. Una parte importante del nostro master è dedicata all'intelligenza artificiale. Il tema non è solo un fatto di moda. In realtà l'intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui si fa assistenza e ovviamente il modo in cui si fa ricerca. Modelli previsivi ci permettono di guidare l'assistenza del paziente in maniera tale da ottimizzare sia la terapia ma anche la gestione generale del paziente. E questo basterebbe, l'importanza di questo già la si capisce. Pensate che nel Journal of American Medical Association ha dedicato un open call sui modelli previsivi in ambito clinico. Questo solo per far dare il peso di quello che è lo sviluppo della disciplina. Ma altrettanto vengono aperti una serie di scenari di enorme importanza. Pensiamo all'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa per decodificare
dati testuali, classificandoli e rendendoli quindi utilizzabili ai fini di analisi statistiche. L'analisi statistica vuol dire monitoraggio di quello che sta avvenendo in ambiti prima completamente inaccessibili. Pensate semplicemente al tema dell'analisi dei dati infermieristici, delle cartelle cliniche, dei referti di dimissione, un'enorme quantità di informazioni inutilizzata di fatto ai fini del presidio sanitario dei pazienti. Ecco, quando parliamo di queste cose, non dobbiamo dimenticare lo sviluppo che avranno le wearable devices, ovvero la raccolta di informazioni sugli stili di vita che avviene in maniera trasparente rispetto all'utente. Pensiamo a tutti i dati di frequenza cardiaca, ossimetria, frequenza respiratoria, attività fisica che normalmente i nostri smartwatches producono e che sono messe a disposizione del clinico, dell'infermiere, per capire effettivamente come sta il paziente, le proxy di qualità della vita più moderne che noi possiamo immaginare. Ecco, tutto questo per dire che un master che si occupa di questi argomenti non può prescindere non dallo sviluppo, per cui si vengono richieste altre competenze e altri livelli, anche matematici, ma per l'utilizzo consapevole e finalizzato di questi strumenti, che fanno parte già e che faranno sicuramente parte nei prossimi 10 anni di qualsiasi iniziativa di ricerca innovativa che si vorrà intraprendere in questo settore. Con questo master vogliamo fornire ai nostri studenti la possibilità di vari sviluppi e sbocchi professionali, con particolare riferimento alla possibilità di lavorare nell'ambito di istituti di ricerca qualificati e centri trapianto, soprattutto in qualità di infermieri professionali. Indubbiamente anche nell'ambito dell'assistenza domiciliare, fornendo assistenza ai pazienti e ai loro caregiver nella rete territoriale quotidiana. Nell'ambito dell'hospice e quindi dei centri di cure palliative per migliorare la qualità di vita dei pazienti in fase terminale. In istituti di ricerca, dove possono ovviamente lavorare nell'ambito dello sviluppo e delle progettualità nell'ambito della ricerca, fino allo sbocco professionale nell'ambito delle aziende tecnologiche, con particolare riferimento all'intelligenza artificiale e alla digitalizzazione della sanità. Il tirocinio del master rappresenta una componente fondamentale del percorso formativo. Esso offre agli studenti l'opportunità di applicare le conoscenze teoriche acquisite con le lezioni in un contesto reale, sotto la supervisione di professionisti esperti. Le aziende sedi di tirocinio saranno l'azienda Ospedale Università di Padova, l'azienda URSS Euganea e l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS. Inoltre, il comitato ordinatore del master, in collaborazione con il servizio post laurea dell'Ateneo, sta lavorando per costituire un ventaglio di maggiori dimensioni di strutture disponibili come sedi di tirocinio, anche nell'ottica di favorire una diretta ricaduta per chi conseguirà il titolo nell'ambito dei potenziali sbocchi professionali. L'obiettivo del tirocinio sarà quello di creare un'esperienza per lo studente creata su misura secondo le proprie esigenze formative, in grado di coniugare le necessità di vita e lavoro. Per la scelta della sede di tirocinio si terrà conto delle preferenze espresse dallo studente in sede di colloqui individuali. Il tirocinio è strutturato per coprire diverse aree di competenza distribuite su vari periodi e in differenti contesti clinici. La calendarizzazione del tirocinio avverrà su base individuale e presumibilmente nei periodi estivi. Per poter accedere al tirocinio sarà necessario aver superato positivamente i moduli formativi propedeutici. Per quanto riguarda la didattica del master, tutta l'attività verrà prodotta e messa a disposizione degli studenti attraverso una piattaforma interattiva multimediale, che è la piattaforma Moodle, che ci dà la possibilità di mettere a disposizione degli studenti le lezioni video registrate in modo da poter essere fruibili on demand, quindi sulla base delle disponibilità degli studenti. Quindi la lezione può essere fruita quando lo studente è disponibile a tempo per poterla seguire. Naturalmente le registrazioni possono essere anche fruite più volte
dallo studente. L'importante è completare l'attività svolta all'interno del modulo in cui è suddivisa l'attività formativa. Il modulo è un insieme di lezioni che sono naturalmente corredate anche dal materiale di supporto fornito dal docente e dal materiale di eventuale approfondimento per supportare lo studio individuale. Al termine del modulo, che è composto di alcune lezioni di una durata variabile in termini di ore di lezione registrata ogni settimana, permette poi di arrivare al momento di verifica dell'apprendimento, che avviene attraverso una procedura di test a completamento del modulo che permette anche allo studente naturalmente di valutare, di ricevere un feedback immediatamente rispetto al profitto, rispetto alla qualità dello studio, rispetto alla parte di studio individuale che naturalmente è chiesto allo studente all'interno del singolo modulo. Attraverso un programma completo e integrato, i nostri studenti possiederanno un know-how e una preparazione che li renderà pronti alla gestione del paziente nel contesto ospedale territorio, contribuendo inoltre al progresso della ricerca in ambito sanitario e all'avanzamento delle tecnologie per renderli in grado di essere i professionisti del domani. Per quanto riguarda le modalità di prescrizione, di iscrizione, immatricolazione, il pagamento dei contributi studenteschi per la frequentazione del master, naturalmente vi rimando a consultare il sito internet della nostra unità di biostatistica e epidemiologia e sanità pubblica o il sito di Unismart o il bando ufficiale pubblicato sul sito dell'università per quanto riguarda i corsi di formazione post-base. Mi permetto soltanto di segnalare l'opportunità di andare a consultare attraverso gli indirizzi dei siti internet che vedete in sovraimpressione, il sito del Ministero della Funzione Pubblica, per quanto riguarda la possibilità di approfondire quelle che sono le opportunità, di ulteriori agevolazioni per i dipendenti della pubblica amministrazione. Attraverso il protocollo PA 110 Lode, infatti, ci sono una serie di agevolazioni, tra cui mi permetto di richiamare esclusivamente per ora lo sconto lineare di 330 euro per quanto riguarda l'iscrizione al master. Ma vi consiglio davvero di andare a consultare i pertinenti siti internet per approfondire e raccogliere tutte le informazioni riservate alle agevolazioni per i dipendenti della pubblica amministrazione. Allora, così abbiamo terminato la video presentazione del master. Nelle prossime diapositive riprendiamo alcuni degli elementi che sono comunque già stati presentati per approfondirli ulteriormente. E passo quindi la parola al professor Schiavon, direttore del master. Buongiorno a tutti e grazie ovviamente per essere presenti. In queste poche slide quello che si vuole fornire è una motivazione di come viene gestito questo master e soprattutto da dove nasce l'esigenza di farlo. Il titolo è molto lungo, però riassume un pochino quelli che sono gli elementi fondamentali di un master di questo tipo. Prima di tutto, l'esigenza è quella che nell'ambito chirurgico l'interazione fra ospedale e territorio è sempre venuta un pochino a mancare. Io sono un chirurgo e personalmente, quando un paziente è in progetto di avere una dimissione dall'ospedale, c'è sempre un pochino di difficoltà nel capire come può essere appoggiato in un ambito territoriale e se l'ambito territoriale è in grado di prendere in carico non solo il paziente, ma anche i caregiver per dargli un'assistenza di quello che poi è la progettualità post-chirurgica che viene fatta. E quindi questa esigenza è il motivo su cui è nata un pochino questa idea di master, cioè cercare di creare delle figure che vadano a supportare l'interazione tra ospedale e territorio e che si mettano proprio un pochino a lavorare insieme fra questi due modelli per fare in modo che il paziente abbia una continuità assistenziale su quelli che sono tre grandi filoni di progetto post-chirurgico che si è voluto identificare, che poi vedremo, che sono quello dell'ambito di dimissione post-chirurgica acuta, cioè un paziente che in un ambito benigno viene dimesso da un ospedale, ad esempio dopo una procedura come può essere un'ernioplastica o anche un intervento toracico, ma che poi deve fare una riabilitazione funzionale, e invece modelli un pochino più di cronico, come può essere l'oncologico o il trapiantologico.
E soprattutto il professionista che noi vorremmo creare deve essere in grado di dare supporto in maniera polispecialistica e multidisciplinare alle figure professionali e alla famiglia che hanno in carico il paziente tra l'ospedale e il territorio, anche in un ambito poi di progettualità innovativa come può essere la ricerca, quindi non solo una cura assistenziale, o addirittura anche tutta quella che è l'ambito dell'intelligenza artificiale, perché come vedevate dal video di presentazione, è un pochino l'ambito innovativo su cui si sta dibattendo in questi ultimi anni e che può dare un grosso supporto nella gestione dei pazienti, che non deriva più da una semplice visita domiciliare piuttosto che da una visita ambulatoriale, ma permette di averne una quotidianità nella sua assistenza attraverso le nuove piattaforme o i nuovi metodi praticamente di rivalutazione. Ecco che quindi, se vogliamo andare un pochino a riassumere quello che è il programma di un master di questo genere, è quello di riuscire a integrare nell'ambito sia dei sistemi pubblici sanitari, sia dei sistemi pubblici che dei sistemi privati, l'esigenza di quella che è il territorio che riceve dei pazienti che vengono dimessi da un ambito ospedaliero, a volte specialistico, a volte generalistico, ma comunque con problematiche molto peculiari. Contestualmente incontrando anche l'esigenza dell'ospedale che dimette il paziente e che deve avere una figura di raccordo nei confronti appunto dell'ambito territoriale. Soprattutto la figura che noi vorremmo formare deve essere in grado di padroneggiare le nuove tecnologie, che possono essere le piattaforme di telemonitoraggio, di teleconsulto, piuttosto che i nuovi device di intelligenza artificiale. Deve essere anche una figura che, facendo da collegamento fra queste esigenze, è abituata alla gestione del personale, sia sanitario che di pazienti e di caregiver, oltre anche nell'ambito della ricerca. Il tutto poi mescolato, come vi diceva il video informativo, soprattutto nella parte della dottor Martinato, con un setting che è quello di un master online e on demand che permette al professionista che vuole fare un master di questo genere di poterlo fruire in una modalità continua e soprattutto non necessariamente che va a privarlo di quelle che sono i suoi ambiti lavorativi quotidiani e quindi permette di affiancarsi a quello che è il suo lavoro quotidiano per andare poi a dargli una professionalità e una progettualità ulteriore. Se mi dai la prossima. Ecco che quindi quello che noi vogliamo andare a creare sono figure di case manager, di care manager. E come vi dicevo prima, può fruire di un master di questo tipo anche una persona che ha una professione a tempo pieno. Soprattutto quello che si è pensato di fare è lo sbocco professionale di queste figure. Come avete visto un pochino dal video, l'idea è quello che possono andare a lavorare sia in ambito ospedaliero e in ambito quindi interno alle unità chirurgiche o oncologiche che gestiscono il paziente in una prima fase, sia nell'ambito territoriale. E nell'ambito territoriale trovare anche delle figure, delle situazioni che facciano un pochino da modello transiente di cura per questi pazienti. Poi è ovvio che ci sono tutti gli ambiti ovviamente dell'ADI, della continuità di cure e ovviamente l'ambito dei centri di ricerca che possono essere ovviamente sia in ambito universitario sia di altro tipo. E quello che si sta cercando è di avere sia un riscontro nell'ambito pubblico sia un riscontro nell'ambito privato. Per fare questo è ovvio che non è solo necessaria la presenza di un'ottima formazione che si baserà sui tre processi e programmi presentati prima grazie a un corpo docente particolarmente importante, ma è importante anche la parte di rete formativa. Parte con l'idea ovviamente di essere effettuata nell'ambito dell'USAI Euganea, dello IOV e dell'azienda ospedale università, ma si sta valutando la possibilità di implementare la rete formativa con eccellenze del territorio nazionale che possono essere sia importanti per dare dei modelli di lavoro di gestione e presa in carico dei pazienti utili per la formazione dei corsisti, sia anche per venire incontro a seconda delle possibilità che si apriranno anche alle esigenze territoriali, magari dei corsisti stessi, che magari possono avere delle possibilità di tirocinio magari più vicino alla loro sede domiciliare.
Parte ovviamente fondamentale è l'ambito della docenza che è rappresentata da professionisti con consolidata esperienza nel campo del case e care management e che varranno a coprire un pochino tutti gli ambiti di quello che è il programma del master, quindi dal case manager a professionisti che sono direttamente coinvolti nel campo della cura di questi pazienti, sia in ambito chirurgico che oncologico che trapiantologica, sia nell'ambito ospedaliero che nell'ambito territoriale. Ovviamente i medici delle cure primarie, infermieri dei servizi infermieristici, dell'ADI e delle cure palliative, ma anche tutta la parte ovviamente di psicologi, di pazienti, di caregiver e di, nell'ambito dirigenziale, senza trascurare l'ambito ovviamente della ricerca con professionisti anche di queste materie, soprattutto nell'ambito dell'intelligenza artificiale come parte integrante del nostro master. Grazie, passo la parola alla dottoressa Masiero per le successive slide. Buongiorno a tutti e bentrovati. Come già visto nel video, le lezioni avranno una data di inizio nella prima settimana di dicembre e avranno un termine entro la fine di maggio del 2025. Già ribadito che le lezioni saranno videoregistrate e a disposizione degli studenti 7 giorni su 7. E la modalità quindi didattica erogata sarà la modalità blended, quindi con una parte in presenza e una parte online, quindi la parte online relativa alle video lezioni, mentre la parte in presenza riguarda il tirocinio che, come abbiamo visto, verrà svolto a Padova nella LUS Sei Euganea, nello IOV nell'azienda ospedaliera di Padova. È richiesta una frequenza obbligatoria per almeno il 70% del corso e se possiamo andare avanti. Le aree di particolare interesse che saranno sviluppate nell'ambito del programma riguarderanno la clinica, l'organizzazione, il case management, il care management, la ricerca clinica, l'epidemiologia, l'intelligenza artificiale, con, come già visto e già spiegato il direttore, con particolare focus nei percorsi che riguardano i pazienti con percorso trapianto, percorso in fase acuta e il percorso del paziente oncologico, sia cronico che non cronico. Il programma per l'area clinica e organizzazione tende, si vuole sviluppare argomenti relativi alla valutazione del paziente con tecniche avanzate tramite l'utilizzo di scale per la valutazione delle funzioni neuromotorie, funzioni respiratorie, funzioni cardiocircolatorie, cognitive e per la disabilità. Inoltre, non da meno, si intende migliorare la qualità delle cure con interventi specifici che verranno sviluppati durante l'elezione. Si è voluto dare una particolare importanza per quanto riguarda l'ambito delle relazioni familiari, quindi del paziente, il caregiver nel suo ambito di vita sociale, quindi sviluppare proprio quello che sono la valutazione multidimensionale, la pianificazione e attuare poi quelli che sono quelli che vengono sviluppati come i percorsi di assistenza individualizzata. Verranno valutate anche l'impatto emotivo e sociale che la malattia cronica ha sulla persona e sul caregiver. La prossima. Mentre il programma, l'area di Case Care Management vuole sviluppare la possibilità di
prendere in considerazione tutti quelli che sono i percorsi socio-assistenziali che sono complessi, compresi i modelli per la presa in carico del paziente e le competenze per la pianificazione di percorsi personalizzati. Inoltre, si vuole portare all'attenzione degli studenti il ruolo centrale che l'equipe multidisciplinare ha nella presa in carico con quindi lo sviluppo di competenze in problem solving, triage territoriale e gestione del gruppo con anche la gestione di conflitti. Verranno poi visti e presi in considerazione le modalità di attivazione dei percorsi integrati, ospedale, territorio, domicilio e soprattutto con la famiglia. Non da meno l'educazione, la parte di educazione e di comunicazione che riveste in questo master un ruolo particolarmente importante. Per quanto riguarda invece la parte della didattica dedicata alla ricerca clinica, all'epidemiologia e all'intelligenza artificiale, parleremo e presenteremo la metodologia relativa alla progettazione e alla gestione di protocolli di ricerca, parlando di procedure e linee guida per la ricerca clinica e per la conduzione di studi epidemiologici, con un'enfasi soprattutto sull'utilizzo in questo senso dell'intelligenza artificiale generativa. E quindi tutti i percorsi che potranno portare allo sviluppo, alla gestione dei percorsi diagnostico-terapeutici, riabilitativi e assistenziali, parleremo di farmacovigilanza, parleremo di etica della ricerca e bioetica, parleremo anche degli strumenti per identificare le fonti dell'evidence base, quindi parleremo di revisione della letteratura e della metodologia da utilizzare nella produzione delle linee guida. Parlando di ricerca clinica, parleremo di progettazione e realizzazione di studi che utilizzano sia la metodologia qualitativa che naturalmente e soprattutto la metodologia quantitativa. Parleremo di epidemiologia valutativa, epidemiologia clinica, di health technology assessment, di intelligenza artificiale, di sistemi di monitoraggio e sorveglianza degli eventi avversi, ma anche di sistemi predittivi e proattivi. Tutto questo per promuovere la sicurezza, la appropriatezza delle cure e sviluppare strumenti per l'analisi di dati finalizzata alla previsione di eventi, quindi per migliorare i profili di sicurezza delle cure e per migliorare nel suo complesso la qualità dell'assistenza e naturalmente gli esiti per i pazienti. Quindi ci saranno delle lezioni frontali, ci saranno delle attività laboratoriali che verranno sviluppate soprattutto attraverso i project work e la parte in presenza attraverso i tirocini presso le aziende partner. Quindi tutto con la finalizzazione e l'obiettivo di applicare poi direttamente le conoscenze acquisite passando dalla lezione frontale che porta lo studente ad acquisire le conoscenze attraverso i laboratori per fare le prime esperienze e poi svilupparle come competenze nell'ambito del tirocinio, che sono gli elementi fondamentali anche per lo sviluppo di carriera conseguente all'acquisizione del titolo di master. Quindi la modalità di insegnamento prevederà l'utilizzo di Moodle, che in maniera molto semplice e sintetica, per non togliere spazio alla discussione prevista in seguito alla nostra presentazione, ha delle funzioni chiave che voglio solo ricordare, quindi una dashboard personalizzata per il singolo studente con la possibilità di accedere al corso attraverso i moduli in cui è organizzata la didattica frontale. È un ambiente di apprendimento flessibile e interattivo, perché nonostante le lezioni siano video registrate, l'interazione tra gli studenti e l'interazione tra gli studenti e il corpo docente avviene molto facilmente proprio attraverso questa piattaforma che prevede delle attività interattive, oltre a quelle che verranno proposte in itinere come attività che verranno poi comunque registrate, ma che verranno erogate in modalità live durante il corso. E, oltre a questo, naturalmente ci sarà un supporto da parte della segreteria master e risorse aggiuntive per lo studio individuale.
Le lezioni appunto sono preregistrate e prevedono poi degli homework, come abbiamo già citato nel video di presentazione, per l'autovalutazione, ma anche poi per l'attestazione delle competenze acquisite, quindi sono homework valutativi che vengono messi a disposizione degli studenti alla fine del modulo didattico. Oltre alla lezione videoregistrata, i docenti metteranno a disposizione le slide e ulteriore materiale che gli studenti potranno scaricare da Moodle e studiare per la preparazione agli homework. Oltre naturalmente alle lezioni in diretta che verranno programmate dal corpo docente, anche ad esempio per la preparazione e l'inizio dell'attività per gli homework. Le attività interattive saranno soprattutto i quiz e i test autovalutativi che verranno comunque erogati in modalità online e le risorse aggiuntive mi permetto di citare soprattutto la grande risorsa che abbiamo attraverso la biblioteca della Scuola di Medicina che sarà accessibile a tutti gli studenti utilizzando le credenziali chiocciolastudenti.unipd.it che prevede appunto l'accesso agli articoli scientifici, ma anche agli ebook, alle riviste specializzate e a database di ricerca. E naturalmente per attività specifiche verranno messe a disposizione e sono disponibili anche attraverso la piattaforma della Biblioteca di Medicina video tutorial e seminari per l'utilizzo degli strumenti a cui, che verranno proposti agli studenti nel corso del master. Per quanto riguarda il tirocinio, che è una componente fondamentale del percorso formativo e che dà l'opportunità di applicare in un contesto reale le conoscenze teoriche acquisite durante il corso, permetterà di sviluppare sotto la supervisione di esperti tutta l'attività di pianificazione e di strutturazione dell'attività clinica di management dei casi. E naturalmente tutto questo verrà sotto supervisione da parte del personale esperto che fornirà un feedback continuo, fungerà da mentore durante il tirocinio e provvederà anche naturalmente alla valutazione finale dello studente. E questo master richiede esclusivamente la conoscenza della lingua italiana per l'accesso, oltre naturalmente ai titoli di studio che sono previsti dal bando di selezione. E quindi una laurea triennale o magistrale in infermieristica o una laurea magistrale a ciclo unico, medicina e chirurgia, o anche la scuola regionale per infermieri. Per tutti i dettagli, naturalmente è possibile consultare il bando ufficiale di ammissione. E quello che vogliamo sottolineare è che non è assolutamente richiesta una specifica formazione o una pregressa esperienza nell'ambito dei setting clinici, chirurgici o di management dei pazienti. Accenno soltanto, poi tutte le informazioni sono presenti sul sito di Ateneo, al protocollo PA110 Lode che prevede, come già detto nel video, uno sconto lineare applicato sulla seconda rata per i corsisti dipendenti della pubblica amministrazione. Nel sito è pubblicato anche il protocollo siglato dalla rettrice del nostro Ateneo e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che prevede anche ulteriori possibilità, tra cui il rimborso consecutivo all'acquisizione del titolo di un importo fino alla metà della quota di iscrizione pagata dallo studente. Tutte le informazioni comunque sono presenti nella pagina del sito di Ateneo dedicata all'argomento. Ogni docente metterà a disposizione un elenco anche di materiale di approfondimento, tra cui anche testi, le dispense, le pubblicazioni scientifiche e altro materiale facilmente reperibile anche attraverso la biblioteca di medicina. Non è previsto un esame finale, l'acquisizione dei crediti relativi e il conseguimento del titolo sono legati alla esecuzione di un project work, ovvero un progetto originale innovativo che potrà essere sviluppato individualmente dagli studenti o anche a livello di gruppo di studenti. Su questo poi saranno date indicazioni più precise nel corso del master, sotto la supervisione da parte di un docente che svolgerà la funzione di tutor del project work. La discussione del project work avverrà poi in una seduta online e verrà presentato dallo studente un elaborato finale
che potrà essere ad esempio una revisione della letteratura, un'elaborazione di dati già raccolti o un'attività di ricerca clinica sul campo, quindi attraverso una raccolta di dati originali e la loro sintesi, o la progettazione appunto di studi clinici. Gli obiettivi del progetto sono infatti l'integrazione delle competenze, lo sviluppo della parte di innovazione e di ricerca, soprattutto con la finalità di poter provvedere ad un contributo alla pratica clinica. Si articoleranno in alcune fasi, tra cui la scelta del tema, la progettazione dell'attività di ricerca o dell'intervento che si andrà a sperimentare, la sua implementazione, l'analisi e valutazione dei dati raccolti e quindi dei risultati, la redazione di un report finale, come dicevo prima, e poi la presentazione e discussione del project work online di fronte a una commissione che verrà individuata dal comitato ordinatore. E come dicevo prima, progetti di ricerca clinica, sviluppo di tecnologie e intelligenza artificiale, interventi di miglioramento della qualità, ma anche analisi e implementazioni di programmi, solo per fare un esempio, di assistenza domiciliare. Passo la parola alla dottoressa Petrovic per le ultime slide prima di passare alla discussione dove volentieri risponderemo ai vostri quesiti. Quindi noi adesso come segreteria vogliamo ricordare alcune cose che poi troverete sempre anche nel sito del nostro dipartimento, dell'unità di biostatistica, che sono la scadenza delle preiscrizioni, che come potete leggere arriveranno fino a di quest'anno, e il link della preiscrizione dove invitiamo per accedere alla compilazione dei dati. E poi ci saranno le scadenze dovute riferite alla graduatoria entro il 17 di ottobre e entro l'8 di novembre il perfezionamento con il pagamento della rata per partecipare al master. E tutto quello che poi potrà servire come ulteriore informazione lo potrete richiedere alla nostra segreteria, ricordandovi che oltre ad avere un numero di cellulare, è molto importante eventualmente scriverci via mail all'email segreteria.master@uvep.unipd.it che riceve ogni richiesta degli studenti e che, anche se non immediatamente, risponde sempre dettagliando eventuali richieste che ci vengono proposte. E poi potete collegarvi, come vedete, al sito web dove comunque troverete ulteriori informazioni. Tutto questo insieme agli altri contatti utili che possono sempre servire, ovvero l'ufficio del post laurem e il settore master formazione continua, ai numeri di telefono e alla mail indicata, tenendo conto che per iscritto viene sempre risposto. Il telefono a volte può essere più spesso occupato, essendoci una fascia ridotta di orario per le domande proposte. Tutto qui, noi siamo a disposizione e buona continuazione, in bocca al lupo a tutti gli studenti che parteciperanno ai nostri master. Gentilissimi, mi inserisco, riprendo un attimo la parola e intanto vi ringrazio nuovamente tutti quanti, tutti i relatori che sono intervenuti all'Open Day. E vorrei porvi un paio di domande che mi sono arrivate in privato, così approfitto dei relatori appunto per dare una risposta magari in diretta a queste persone che hanno scritto e rinnovo anche alle persone comunque collegate alla call Zoom che in questo momento se vogliono porre delle domande ai relatori possono tranquillamente scriverle nella chat Zoom e poi sarò io a riprenderle. Comincio con quelle che mi sono arrivate privatamente e mi è stato chiesto come avverrà la selezione. Se posso rispondere io, la selezione è per soli titoli, quindi tutte le istruzioni, compresi i titoli che vengono presi in considerazione per costruire la graduatoria, sono pubblicati sul bando ufficiale di ammissione. E, penso che possiamo, diciamo così, essere abbastanza tranquilli sul fatto che quasi tutte, se non tutte, le richieste di preiscrizione al master verranno poi accettate. Abbiamo, proprio per la modalità blended che è stata decisa per questo master, abbiamo un ampio numero di iscrizioni possibile.
ringrazio, dottore. I benefici per il protocollo PA110 Lodo, mi permetto di sottolinearlo che quest'anno è una delle novità che abbiamo in quest'anno accademico, non sono riservate agli iscritti sovranumerari e alle prime posizioni della graduatoria, quindi sono disponibili e accessibili per tutti gli iscritti che siano dipendenti di una pubblica amministrazione. Grazie mille, gentilissimo, e ne approfitto per fare una seconda domanda, ovvero di quante ore sarà il tirocinio e se è prevista una soglia di frequenza obbligatoria anche per la parte di tirocinio? Se posso, rispondo sempre io. È previsto un minimo, se non mi ricordo male, di 50 ore di tirocinio per questo master e anche in questo caso è prevista appunto una soglia minima di presenza che è del 70% come complessivamente la didattica per il master. Grazie mille di nuovo. E, se non ci sono altre domande, direi di chiudere il nostro Open Day. E ringrazio nuovamente tutti quanti per la vostra partecipazione. Ricordo che le preiscrizioni al Master scadono il giorno 8 ottobre 2024 alle ore 12:30. Ricordo inoltre che è necessario effettuare la preiscrizione per finalizzare l'iscrizione al percorso formativo. E nel caso in cui vi possa essere utile, ho riportato nella chat Zoom il link al sito del Master su piattaforma Walloni PD, dove potete trovare tutti i dettagli che sono già stati illustrati dai relatori e scaricare anche la brochure. Vi ho scritto inoltre nella chat Zoom anche l'indirizzo mail al quale potete riferirvi per specifiche ulteriori, ovvero formazione@unismart.it. E come anticipato all'inizio Open Day, la registrazione con le slide illustrate saranno messe a disposizione sul sito del Master nei prossimi giorni. Vi segnalo inoltre un'ulteriore opportunità, ovvero che il giorno 19 settembre alle ore 16 si terrà un ulteriore Open Day con la presentazione dell'intera offerta formativa del gruppo UBEP, a cura del professor Dario Gregori, alla quale sarà possibile iscriversi sempre nella pagina UEL del Master CMGP. Ringrazio nuovamente tutti i relatori e voi che avete partecipato a questo Open Day, e auguro a tutti una buona serata. Grazie Grazie. mille. Grazie. Grazie, dottoressa, grazie professore, a presto.